Eccoci qui pronti per una nuova puntata del Fatto di Marcotti, come avete visto dalla nostra sigla, appuntamento settimanale sulle fonti TV. Oggi tante parole chiave, parole d'ordine che metto subito così in ordine sparso sul tavolo. Intanto naturalmente la guerra in Ucraina con un nuovo coprifuoco a Kiev da questa sera e con insomma, Mariupol che davvero, secondo qualcuno, sta aspettando solo la morte, perché in realtà la guerra continua, è partita una settimana e quando parte una nuova settimana c'è sempre un po' la speranza che possa essere quella decisiva per i negoziati e per gli accordi, ma indubbiamente la situazione è molto pesante. Poi altra parola chiave, ripeto, in ordine sparso, poi le affronteremo uno alla volta con Giancarlo che tra poco saluto. Segnali di stagflazione non se ne vede. Questo è quanto ha detto la numero uno della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nonostante insomma, il conflitto e le previsioni di ripresa e di crescita che sicuramente si sono modificate rispetto a un po' di tempo fa, non c'è ancora rischio di stagflazione nonostante i prezzi al rialzo, quindi con un'inflazione elevata. Poi parleremo di razionamenti, una parola che insomma si utilizza solo in momenti di guerra e questo lo è, ma che ha usato Mario Draghi, il nostro premier, dicendo non è ancora il momento di lanciare l'allarme, però insomma ci ha fatto capire che dobbiamo pensarci. E poi beh, le accise sul carburante con il decreto del governo che va a diminuirle di 0,25 centesimi, ma questo servirà, ci si sta un po' dividendo, cioè basterà più che altro, perché un po' di ossigeno fa sempre bene, però insomma basterà a calmierare la situazione. Allora Giancarlo Marcotti, buongiorno. E poi tanto altro naturalmente. Giancarlo. Buona giornata a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora partiamo dalla prima questione, quella legata al conflitto, insomma è iniziata una nuova settimana, una settimana che vedrà ancora la diplomazia al lavoro, però insomma per contro i bombardamenti, l'angoscia non cessano. Hai detto giustamente tu che quando inizia una settimana si spera sempre sia anche l'ultima. Purtroppo sappiamo che insomma non si arriverà in tempi brevissimi, anche se naturalmente sarebbe auspicabile ad una tregua, o ecco ad una tregua dico, poi ad un eventuale patteggiamento insomma potremmo anche arrivare in tempi un po' più lunghi, ma per il momento sarebbe già un buon segnale se si arrivasse ad una tregua. Sì. Purtroppo oggi non sembra sia così, però ecco, i negoziati vanno avanti e quindi auguriamoci che dai negoziati esca qualche notizia Certo, positiva. e beh, intanto esatto, i negoziati vanno avanti, però appunto adesso è stato annunciato un nuovo coprifuoco per le prossime giornate proprio a Kiev, è stato bombardato anche un centro commerciale, 8 morti, insomma, c'è anche questo tema del probabile coinvolgimento della Bielorussia, la Cina che ancora è una pedina che manca, come dire, all'appello nella situazione dello scacchiere internazionale, cioè non abbiamo ancora capito esattamente come si muoverà, insomma, mancano veramente tante questioni per capire anche la piega che potrebbe prendere, no, questo conflitto, Giancarlo. Sì, in effetti alcuni danno la Cina come vincitrice di questo conflitto, nel senso chi se ne è rimasta fuori in una maniera, diciamo, da un certo punto di vista, insomma, non si è schierata. Dall'altra parte, ovviamente non poteva schierarsi né a favore di uno né a favore dell'altro, ma cercando di ottenere da entrambi qualche beneficio. Quindi, secondo molti, appunto, dovrebbe essere la Cina e alcuni altri paesi, forse anche l'India, ad avere il maggior beneficio, perché io ho segnalato che secondo me ad uscire con le ossa rotte da questa guerra, ancora con le ossa rotte o comunque insomma con non certo con dei benefici, è la nostra Europa, perché purtroppo a noi interessano gli Stati Uniti, ovviamente facciamo parte del blocco occidentale, ma interessa anche la Russia, quindi ci troviamo un po' stritolati tra i due, Sì, mentre la sì. Cina si trova in una situazione migliore rispetto alla nostra, insomma.
può essere neutrale, ecco. Poi beh, il fatto che parlo anche soprattutto per l'Italia, però in realtà anche per altri paesi europei, e seguo quello che stavi dicendo tu, il fatto che siamo veramente in questo conflitto tutti coinvolti, vabbè, l'Europa in primis, anche per un discorso geografico, però insomma tutto il mondo, no? È coinvolto, ci stiamo rendendo conto sempre di più, non è che lo sto dicendo io per prima, però mi piacerebbe avere anche un tuo ragionamento di quanto l'Italia e l'Europa siamo tutti in balia di altri paesi, cioè l'Italia è dipendente veramente da altri paesi e ci rendiamo conto ancora di più come la nostra struttura interna sia davvero carente, no? Quindi questo, ripeto, segue un po' il tuo ragionamento di come evidentemente, soprattutto togliamo un attimo il discorso più militare, quindi del conflitto a livello economico, ne usciamo noi con le ossa rotte, ma forse indipendentemente anche dalle conseguenze effettive di cui potremo far conto solo tra un po', proprio a livello di presa di coscienza, no? Di come siamo deboli come dire, nel contesto globale internazionale. Allora, noi come paese, diciamo, sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ovviamente ne abbiamo pagato le conseguenze. Siamo però, rimasti saldamente all'interno del blocco occidentale, e questo ci ha permesso un grande sviluppo nel dopoguerra che è durato, diciamo, anche abbastanza a lungo. Poi però, almeno a mio parere, a non farci bene, diciamo, è stata l'Unione Europea e soprattutto l'adesione all'euro. Questo ci ha ributtato un po', indietro così nella classifica, dei paesi europei. Quindi, purtroppo, secondo me, adesso l'Italia pesa di meno a livello internazionale. È vero, è nata la Cina, è nata l'India, cose che, insomma, anni fa, decenni fa non esistevano dal punto di vista economico, naturalmente sto parlando. Però noi siamo regrediti, cioè questo è soprattutto la questione, cioè che noi adesso abbiamo un peso inferiore a livello internazionale e a livello continentale, cioè all'interno dell'Europa, purtroppo è un dato di fatto. Ok, allora altro tema a partire da quello che ha detto, se vogliamo, Christine Lagarde sulla stagflazione. Christine Lagarde sta dicendo però due cose che a mio parere cozzano un po' l'una con l'altra, ne ha dette anche altre, però partiamo da queste, cioè che appunto non è ancora il momento di pensare alla stagflazione, cioè non ci sarebbero ancora segnali di stagflazione, però nello stesso tempo cosa ci sta dicendo? Che il conflitto in Ucraina bloccherà inevitabilmente, cioè penalizzerà la ripresa, ma anche nel breve periodo. Beh, ma questo non è un po' cioè come dire, non cozzano le due considerazioni secondo te, Giancarlo? Altro che Manuela. Guarda, la Lagarda dovrebbe ascoltare, diciamo, so che non è obbligata a farlo, ma dovrebbe o comunque mettersi d'accordo, insomma, sentire il commissario europeo all'economia, che tra l'altro è il nostro Gentiloni, perché proprio Gentiloni, quindi un italiano, insomma, non una persona che così ha delle motivazioni per parlare contro il nostro paese. Proprio Gentiloni qualche giorno fa ci ha messo in allarme dicendo: guardate che le previsioni di crescita del 2022, che fino a poco tempo fa, insomma, stimavamo intorno al 4%, forse anche qualche decimale in più, adesso ce lo sogniamo. Ma non solo ce lo sogniamo, perché anziché 4 è 3,9 o 3,8, ma parlava proprio che ad andar bene era lo 0, virgola. Quindi di fatto Gentiloni dava per certa, diciamo, la cosiddetta stagflazione, perché se non cresciamo e se abbiamo sull'inflazione, penso che siamo tutti d'accordo, cioè non è che la Lagarde possa così occultare, cioè la vediamo un po' tutti, no? Cioè, se andiamo a fare benzina, poi non ne parliamo. Certo, no, poi Quindi oltretutto guarda, io che sai che non mi accontento, ti leggo anche gli ultimi
l'ultima rilevazione dell'Istat, o meglio le considerazioni, perché poi le rilevazioni sull'inflazione, quella italiana, l'abbiamo avute la settimana scorsa, siamo al 5,7%, ricordiamoci, ma l'Istat ci sta dicendo che è a un livello preoccupante, quello lo sappiamo soprattutto per le famiglie meno abbienti, quindi andrà a colpire naturalmente il potere d'acquisto delle famiglie che già hanno poche possibilità, non migliorerà, quindi può solo peggiorare. E poi l'Istat parla anche della ripresa bloccata al rischio impatto ben oltre dello 0,7%, quindi comunque insomma la guerra che sta bloccando la ripresa italiana, appunto, così almeno ti aggiungo anche queste considerazioni proprio dell'Istituto di Statistica. Certo, insomma, purtroppo la verità è sotto gli occhi di tutti. Quindi, secondo me, io naturalmente capisco anche Christine Lagarde, nel senso capisco che fare quel lavoro che fa lei, cioè essere a capo di una banca centrale, tra l'altro così importante, è un lavoro molto delicato, quindi bisogna sempre infondere fiducia, bisogna essere sempre molto cauti, non bisogna lanciare allarmi che chiaramente verrebbero moltiplicati dal mercato. Cioè, io capisco tutto questo, però insomma, amo anche la verità e aver sentito Gentiloni qualche giorno fa parlare, sembra che le due versioni, tra quella del governatore o presidente della BCE e quella del commissario all'economia dell'Unione Europea siano due visioni completamente differenti. Quindi uno dei due sta esagerando o da una parte o dall'altra. Ok, certo. Allora, altro tema che però è tutto assolutamente collegato a quello che stavamo dicendo, ormai lo sappiamo, l'inflazione è spinta al rialzo soprattutto dal settore energetico e quindi insomma, settore energia, petrolio, proprio anche con tutte le, diciamo, le situazioni aggravate dal conflitto dell'Ucraina. Il taglio delle accise sul carburante, altro tema, insomma, il governo ha tagliato di 25 centesimi e sta portando avanti, insomma, altre misure per aiutare le famiglie e le imprese con queste bollette che, insomma, sono aumentate esponenzialmente, con anche la possibilità, per esempio, di rateizzare, appunto, no, il pagamento delle bollette, eccetera, eccetera. Però queste mosse stanno un po' dividendo, soprattutto quella rispetto al taglio, appunto, delle accise sul carburante. Adesso magari facciamo l'occasione buona per ricordare anche il prezzo finale del carburante, da cosa è composto, no, Giancarlo? Però insomma sta dividendo, perché qualcuno sostiene che non si è fatto praticamente niente, anche se poi adesso la benzina costa più di 2 euro, con questo taglio arriviamo a pagarla 1,80. Bisognerà vedere anche se, insomma, partirà in teoria da domani subito, se ci saranno effetti immediati o se effettivamente il prezzo verrà abbassato e pagheremo la benzina effettivamente meno tra qualche giorno. Allora, Giancarlo, cosa ne pensi tu? Allora, più o meno quando la benzina, una delle rilevazioni era intorno all'1,95, insomma poco meno di 2 euro al litro, i calcoli erano questi: il costo vero del carburante era poco meno di 90 centesimi e il costo delle accise più l'IVA, perché si mettono assieme le accise più IVA, perché l'IVA, sappiamo tutti, è un'imposta indiretta, ma le accise sono la stessa cosa, cioè hanno un altro nome, ma sono la stessa cosa, cioè è come se su alcuni prodotti considerati insomma o pericolosi o diciamo da scoraggiare. L'esempio classico sono gli alcolici e il fumo, no? Cioè, Sì. dovremmo cercare di evitare di aumentare quei consumi e quindi vengono messe delle accise. Poi le accise sono state anche messe sulla benzina. Le accise sulla benzina non hanno più o meno la stessa logica delle accise sull'alcol e sui tabacchi. Però potremmo sempre pensare che la benzina sia qualcosa che inquina, cioè che il traffico, le automobili inquinano, quindi deve appunto, bisogna cercare di incoraggiare invece
i mezzi pubblici e così via, no? E quindi nascono le accise. Però ecco, le accise è come se noi su quei beni avessimo aumentato enormemente l'IVA, perché ripeto, anche le accise sono dei tributi e sono delle imposte indirette. Quindi certo, all'incirca il prezzo che noi pagavamo alla pompa di benzina era per il 45% il prezzo vero del carburante e per il 55% imposte. Quindi questa è il fatto qual è? È che quelle imposte lì vanno a beneficio del nostro Stato, che quindi insomma con quei soldi lì pagherà stipendi, costruirà strade, ospedali, qualche cosa fa. Si spera che siano utilizzati nel migliore dei modi, certo. Ovviamente gli sprechi non sono mai augurabili, no? Ma esatto. Voglio essere positivo nei confronti del nostro governo e dico che con i soldi che incassa li spende in maniera oculata, speriamo. Speriamo anche in tempi brevi, perché sai che poi la burocrazia e tutte le cose macchinose, prima di arrivare a un beneficio effettivo ce ne passa. Però vabbè, dai dobbiamo essere, come dici tu, assolutamente ottimisti. Esatto. Ecco, però pur essendo ottimisti dobbiamo far notare che se noi diminuiamo le accise stiamo diminuendo anche le entrate dello Stato. Certo. Di conseguenza, se venissero tagliati degli sprechi che adesso ci sono, andrebbe tutto, insomma, sarebbe tutto positivo. Se invece domani venissero tagliati, che ne so, appunto, dei trasferimenti dello Stato alle famiglie o cose del genere, insomma, o parte della spesa pubblica produttiva, insomma, io prossimamente, insomma, ne avevo già parlato, ma nei miei video, anziché chiamarla come l'aveva chiamata Draghi, la spesa buona e la spesa cattiva, una volta si diceva la spesa pubblica produttiva e improduttiva, no? Ok, quindi io mi auguro che la spesa pubblica sia sempre produttiva, ecco. Allora io mi sono fatto uno schemino, Giancarlo, dimmi se me lo sono fatto giusto o c'è qualcosa che tu aggiungeresti, proprio per far capire anche sul discorso del prezzo finale della benzina, visto che si sta parlando tanto. Allora adesso ovviamente cifre assolutamente a caso per far capire. Allora noi abbiamo il prezzo internazionale uguale, che equivale per esempio a un euro, poi abbiamo l'accisa, cioè il comparto delle accise, un altro euro supponiamo, e poi l'IVA al 22%, no? E cosa succede? In questo delle accise fanno parte ancora oggi delle situazioni vecchie, emergenziali, che proprio per essere finanziate il governo ha messo delle accise sulla benzina, cioè per esempio l'incidente del Vajont, abbiamo ancora la situazione del canale della guerra, del canale di Suez, eccetera eccetera. Cosa succede? Ovvio che noi oggi non stiamo più pagando per quelle cose lì, ma le cifre che sono state stanziate, cioè nelle accise per quelle emergenze, sono rimaste. Se il governo toglie quella parte lì, quella delle accise, cosa succede? Aumenta il deficit dello Stato, perché ovviamente quel denaro che viene messo appunto poi nel prezzo della benzina va nella spesa pubblica, quindi aumenta le casse dello Stato. Questo schema è corretto? Ho sbagliato qualcosa? Ho dimenticato qualcosa? Giusto per far capire poi cosa andiamo a pagare noi, no, quando facciamo rifornimento alla pompa di benzina. Allora, sì, però va fatta una precisione, una precisazione. Sì. La precisazione è che appunto mentre le accise sui tabacchi e sull'alcol erano chiari, cioè si doveva cercare di disincentivare l'uso di quei prodotti, cioè il tabacco e l'alcol, sulla benzina inizialmente sto parlando proprio delle accise ancora al tempo del fascismo, quindi torniamo indietro di tanti anni, ma sulla benzina bisognava invece trovare la motivazione per il quale mettere delle accise, e le motivazioni erano queste emergenze, un terremoto, un
un'alluvione e così via. calamità naturali, così che io potessi contribuire ad aiutare appunto chi era colpito da queste emergenze, giusto? Giustissimo, poi ci è andato dentro di tutto, anche il rinnovo del contratto dei ferrotramvieri, quindi alla fine non solo calamità naturali, però insomma non entriamo in questo, principalmente calamità naturali comunque, insomma. Ecco, però appunto, dato che restavano queste anche quando l'emergenza di quella calamità era finita, di fatto nel 95, quindi già insomma parecchi anni fa, di fatto si è tolto l'aggancio tra l'accisa e la motivazione, diciamo appunto l'alluvione di Firenze del 66 o il terremoto dell'Aquila. Quindi di fatto l'accisa è una tassa sulla benzina, sui carburanti, perché ovviamente c'è anche sul gasolio e Sì, così via. Una ovvio, ovvio. tassa sul gasolio per far entrare soldi allo Stato, i quali quei soldi lì li spende come ne ha voglia, cioè non è che li attribuisce alla diga del Vajont, eccetera. Quindi diciamo che quella questione della motivazione delle accise è venuta meno, è rimasta un po' così nell'immaginario collettivo di tutti, ma nella realtà, appunto, quando facciamo benzina non è che stiamo dando i soldi all'alluvione di Firenze, oramai Appunto, appunto, infatti ho detto non stiamo più pagando per quelle cose lì, però appunto noi abbiamo ancora questi rincari che erano stati, pensa, cioè, appunto aumenti che erano stati pensati proprio per quelle emergenze, no? sì, è diventata un tributo, così, e come tanti altri tributi ci sono, come paghiamo le imposte di registro, come paghiamo. Certo. Rimasto. Bisognerebbe averlo davanti agli occhi questo elenco, no, di tributi che noi paghiamo, tra virgolette, continuamente, che poi cioè, sono diventati insomma pagamenti normali che noi facciamo. Giancarlo, siamo in chiusura, però io non posso non chiederti cosa pensi dei razionamenti di cui ha parlato Mario Draghi. Poi magari ne parleremo più nel dettaglio in una prossima puntata. Naturalmente il razionamento è una parola che si usa quando sono in periodo di guerra, bisogna diminuire il consumo, quindi l'acquisto di un bene che rischia di arrivare in quantità minore, quindi che non ci sia per tutti. Draghi ha detto non è ancora il caso di lanciare l'allarme, però insomma intanto ce l'ha buttata lì. E guarda, Manuele, te lo dico proprio, naturalmente, come hai detto tu, ne parleremo più diffusamente in una prossima puntata, però sono preoccupato da quello che ha detto Draghi, perché Draghi ha parlato come, in risposta a una domanda, quindi, come se volesse, diciamo, gettare acqua sul fuoco. Chi gli ha fatto una domanda gli ha praticamente chiesto se erano necessari dei razionamenti e lui dice per il momento no. E quindi sembrava una risposta, diciamo, tranquillizzante. Nella realtà a me sono venute in mente le parole di Draghi sulla pandemia, che sembravano tranquillizzanti e poi invece sono state prese delle decisioni drastiche, come quella dell'obbligo ai cinquantenni, Sì, dell'obbligo. sì, sì, sì. Quindi ecco, per questo sono preoccupato. Le parole di Draghi di per sé sono parole tranquillizzanti, però mi hanno fatto venire in mente un fatto che è accaduto appunto appena Draghi è diventato Presidente del Consiglio, che cercava un po' di gettare acqua sul fuoco. Nella realtà poi dopo il fuoco è divampato lo stesso. Certo, ecco, c'è da dire che poi ci sono però delle situazioni in cui si è verificato già, per esempio, il fatto che alcune catene di supermercati abbiano messo un tetto ad alcuni prodotti. È successo a Torino, per esempio, l'olio di semi di girasole, non se ne possono comprare più di un tot, magari anche a livello precauzionale. Però, insomma, l'importante è che poi non si scateni
una psicosi generalizzata, perché quello è pesante, è grave, perché poi abbiamo visto già per esempio code, visto che abbiamo parlato di benzina, di carburanti alle pompe di benzina, proprio con le taniche per riempirle, perché c'è il timore che appunto il prezzo possa lievitare ancora di più. Ai supermercati qualcuno ha fatto scorta di prodotti che probabilmente sono quelli che vengono citati come legati a materie prime, no? Che arrivano da paesi come la Russia, l'Ucraina, e che potrebbero a un certo punto essere bloccati. Insomma, bisogna stare attenti anche a lanciare questi messaggi, perché insomma, sappiamo molto bene che la psicosi poi porta a gravi conseguenze appunto economiche, anche se viene ovviamente se presa in senso più assoluto, no, Giancarlo? Quindi attenzione, insomma, vediamo cosa succede, non ci facciamo prendere dal panico. Assolutamente così, come hai detto tu, Manuela. Tieni presente però che quello che hai detto, che è giusto, non fa altro che confermare questo mio timore. Il tuo timore, cioè, certo, è esatto. È stato fatto di tutto per gettare acqua sul fuoco, però se vediamo quei comportamenti sono di persone che poi non si fidano molto di tutte le parole tranquillizzanti che ci sono state dette. Quindi no, certo. Questo è il mio timore, che le parole tranquillizzanti sono state dette, però se la popolazione non le legge nella stessa maniera, vuol dire che insomma... Assolutamente, assolutamente. Allora, grazie Giancarlo Marcotti, aspettiamo il tuo video del giorno come quelli di ogni giorno su Finanza in Chiaro, noi ci vediamo la settimana prossima, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora noi naturalmente continueremo a parlare di tutto quello che succede a livello di notizie sul fronte Russia-Ucraina e le conseguenze anche nel pomeriggio, oltre a seguire naturalmente i mercati. Vi terrà compagnia dalle 14.30 in diretta Giacomo Iacomino, adesso naturalmente il nostro palinsesto continua, rimanete sulle fonti TV.